ed andò di paese in paese, di mano in mano, di castello in castello, di signore in signore. Ivi goderono dello suo ritratto, ma che dico ritratto? Maraviglia, prodigio, incanto piuttosto. Prima li sovrani, poi i rivoluzionari, poi gli imperatori, infine uomini, semplici uomini, come tutti lo sono. E dalla fin fine, appunto, lo dipinto si fermò. Un mattino fu portato a Parigi, museo del Louvre, e difatti eccomi qua. Così parlò Monna Lisa. Ed allora, ragazzina, che vuoi fare? Ancora? Ma chi l'è che parla? Dio un po', sei cieca? Non si vede mica niente qua. Non hai tutti i torti. Marianne, la luce, per favore. Marianne? La donna dello quadro. Ma quale quadro? Ma lo quadro di Delacroix, bambina mia. Ancora? Ma chi l'è che parla? Colei che volevi rubare, furfantella. Ma chi? Tu? Io! Chi altri se no? Ma com'è possibile? Oh, vedi, prima dicono sembra viva, poi si maravigliano. Ma chi sei tu? Che lo sai tu chi sono io, lo sai. Tu piuttosto chi sei? Mi sono la Giocondina. Prego. Perché vuoi portarmi Teco? Teco? Teco, con te. Per salvare il patrimonio artistico. Italiano. Sì. Madonna, dove va? Non lo sa quello che succede? Le scimmie si stanno rubando l'Europa! Sì, i nazisti. Lo sapeva? Bien sûr. E sapeva anche che l'uomo, come sognavano messer mio Leonardo, adesso vola? Ma oui, con l'aeroplano. Con l'aeroplano, oui! E butta le bombe sulle città, oui! Sui musei, oui! In testa i suoi fratelli, oui! Ma oui, madame. Bravo! Jean, bravo! Lei sapeva e non mi ha detto nulla! Ma oui! Lei aveva da venire da me come sempre solea far per chiacchierare e dirmi, ma chérie, le cose sono così così, che sorridi, non c'è niente da sorridere, rien, rien, non c'è niente più da sorridere, je n'ai pas droit!